Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono MarcoSanto27 e bentornati in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo su un nuovo gioco che non ho ancora aperto, infatti lo sto aprendo con voi, che è Infiltrating the High Chief. In poche parole dobbiamo entrare in questo aereo, da quel che ho capito, vediamo un po'. No, non so. Allora, per buttarci proviamo grapple gun, che è il rampino, sarebbe. Sì. Ok, siamo usciti. Oddio, raga, sta piovendo. Cioè, sta iniziando a piovere. Ottimo, direi. Mettiamoci un attimo sotto la veranda. Ok, vediamo un po'. Ok, non so. Tieni, aspettiamo. Velocità per 4. Fighissimo. Ok, era la risposta esatta. Buttiamoci nel tubo. Aia. Strano ma vero, sta andando tutto bene. Non so come. Magic pencil. Aia. No. Facciamo quello indietro. Ok, di andare andò. Vai. Si vola. Che ragazzi, come potete vedere, lì ci sono tutti i soldi, tutte le cose. Lì sotto c'è una ventola. Trench rooms, vai. Dai, ma che sfiga. Ma stai scherzando? Lep? Ah, si prova a volare. Si finisce. Madonna. Come cazzo hai fatto? Ok. Vediamo. Ok. Proviamo così. Ah, vabbè. Lo sapevo che prendeva la scossa. Sto imbranato. Il guanto... Super power, non usare fail. Io sembra un idiota, oddio. Paperizzo pure. Ah, lo sta scannerizzando. Ah, sta diventando un foglio. No way. È giusto. Ma sì, ma cosa? È quella che mi ispira di più, la Gravity Gun. No! Cazzo! Oddio, è volato giù. Cowpack. Ok, è quello zaino che lo può prendere. Lo rompe ora. Che cazzo? Vabbè. Take a care. Oddio, vabbè. L'unica che è rimasta è Shrink and Grow. Sarebbe? Lo fa riempire. Bellissimo! Ehi, what the fuck? Ma sono io quello? No, è un altro però, dettaglio. Madonna. Oh. Che culo. Siamo finiti proprio al centro. Dai. Io direi, prendiamo un ombrello e si vola di sotto. Ciao, bastardi, ciao. No, è vero, perché? Prendiamo questo. Power armor. Finchia, che figo. Un'armatura super. Ma si schianta e muore. Sì, vabbè.
E la Madonna, che genio. Pam, esplosione nucleare. Lui è ancora vivo. Ah sì, ma dai, ma che sfiga di merda. Beh, tanto lui c'ha la cosa super, no? Che cazzo è? Devo... No, way, devo sceglierlo. Raga, non so che cazzo sta succedendo. Ah. Ok. Oh, poverino. Prototipo. Tieni questo qua, kill 68. Gaben. Che culo. No. Aveva detto che era sbagliato il coso. Sì, raga, scusate il silenzio, ma sto concentrando. Mi sto concentrando perché sono curiosissimo. Ah, è vero, perché il file era danneggiato, quindi non è uscito e non è successo. Arrete, Gaben. Oh, cazzo, ho rischiacciato quello che ho rischiacciato adesso. Scusate, scusate, scusate. No, vai avanti, vai avanti. Oddio. Ah. Ok, raga. Anche è stato lunghissimo. Proviamo questo qua. Ok. Wow. Ok, no. Di regola è questo, l'unico rimasto. Tra l'altro era il primo che io volevo schiacciare, vabbè. E togli. Che sono fortissimi. Che cazzo sono? Oddio. Chi sono questi? Sta pisciando, raga. Mi sono preso l'armatura. Bellissimo. Surprise, motherfucker. Raga, purtroppo il fatto che in inglese non sto capendo molto. Ah, abbiamo finito? Abbiamo finito. Bellissimo. Ok, è durato 8 minuti. Una merda. Quindi ragazzi, scrivete nei commenti se volete altri video con gli stickman. Visto che io, guardate, visto che io qua ne ho già un altro Stealing the Diamond, come potete vedere. Quindi se volete un video con Stealing the Diamond basta lasciare like e iscrivervi al canale e scriverlo nei commenti. E un giorno vi farò vedere tutto lo schermo del mio telefono. Ok? Sì, ragazzi, questo qui a destra è mio zio, vabbè, dettagli. Quindi niente ragazzi, per questo video è tutto. Sono le 2:30 adesso che ho registrato, ma questo video purtroppo uscirà più tardi perché ho solo 2 giga e con 2 giga non riesco a postarlo su YouTube. Quindi appena tornerò a casa lo posterò. Va bene? Adesso lo edito intanto e poi lo renderizzo e poi per postarlo ci vediamo più tardi, anche perché non so se riuscirò a farlo. Comunque ragazzi, quindi niente, iscrivetevi al canale, lasciate like se questo video vi è piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Vi ricordo che l'app che utilizzo per editare è questa qui. La mia app, una delle app più belle che io abbia mai visto per editare, che è appunto KineMaster, ragazzi, quindi vi invito a scaricarlo. E questi sono gli altri che uso, appunto Floating Camera e Mobizen, YouTube Studio per fare le copertine, Intro Maker per fare appunto la intro, poi alcune cose con Photoshop, Photo Editor, vabbè. Ma questo sarà, lo vedrete nel prossimo video perché vi farò il video del mio telefono, ragazzi. Quindi niente, ciao a tutti.